Il deterioramento del clima di fiducia delle famiglie e delle imprese nel mese di marzo era prevedibile, ma non con l'intensità con cui si è manifestato. Per i consumatori si tratta di un'erosione totale del miglioramento del sentiment faticosamente conquistato dopo la fase peggiore della pandemia, aggravato dalle conseguenze della guerra in Ucraina, aspetti che determineranno un peggioramento dell'occupazione, dell'inflazione e di conseguenza della situazione personale e delle possibilità di risparmio. Questo brusco ridimensionamento produrrà inevitabilmente un'ulteriore frenata nel processo di recupero del livello dei consumi. È quanto afferma il presidente di Confcommercio Calabria, Molto area centrale, Pietro interessante Falbo. perché in effetti si era conclamata una sorta di fiducia da parte delle imprese, da parte dei cittadini, da parte degli esercenti e degli utenti nei confronti di un aumento, no, del PIL nel 2021 è stato del 6,6% e si presupponeva che per il 2022 fosse almeno superiore al 4%. C'è stato un lieve aumento intorno al 2% nei primi 3 mesi, poi è subentrato il problema militare dell'Ucraina che ha messo definitivamente in ginocchio le prospettive di crescita e di speranza economiche e commerciali. Intanto, per andare incontro alle gravi difficoltà economiche del territorio, Confcommercio Calabria, area centrale, ha costituito nei giorni Commercio Calabria scorsi la Centrale, Fondazione Fondazione 2021. 2021. La Fondazione 2021 permetterà alla Confcommercio, attraverso la stessa fondazione, di supportare le amministrazioni comunali, le amministrazioni pubbliche, gli enti, nell'accesso alle misure, per esempio, del Piano Nazionale di Resilienza e di Ripresa, il famoso PNRR, perché molti, ci sono dei borghi, delle cittadine anche importanti, che non hanno quelle strutture che possono mettere nelle condizioni gli enti, le amministrazioni stesse, di poter accedere a queste misure. Quindi noi siamo nelle condizioni di supportarlo, abbiamo delle strutture importanti, anche nazionali, che possono essere messe in moto per supportare gli enti che ne facciano eventualmente richiesta. Consideri che